Non c'è due senza tre. Un caro saluto a tutti e tutte. Come da titolo, non c'è due senza tre. Ecco il terzo video consecutivo dopo che ad alcuni amici ed amiche avevo comunicato che dopo questi anni di ricerche non ha più senso continuare a pubblicare sul tubo, sempre più autoritario, informazioni che possono liberarvi dal sistema che succhia libertà ed energia. La storia si ripete. E vedo con desolazione quanto l'ignoranza di chi commenta dilaga, grazie ai loro credo di sapere, ma è un credo, e credere è nemico di conoscere. Non ho intenzione di rispondere ai commenti, e lo sapete che li cancello quando ci sono già le risposte sul fornitissimo indice alfabetico. Nel video precedente con i sottotitoli, il presidente John F. Kennedy l'aveva detto: non dovete sprecare il vostro tempo per scrivere, dove ho tradotto, coloro che hanno deciso di essere i nostri nemici stanno avanzando in tutto il mondo, che ha detto globo, perché fate la figura degli ignoranti. Avrebbe senso dire in italiano, coloro che hanno deciso di essere i nostri nemici stanno avanzando attorno al globo? E ve lo dice anche il vostro amato Google, perché se digito I'm working around the globe, non mi traduce sto lavorando attorno al globo, ma sto lavorando in tutto il mondo. Come ho detto, non ha più senso perdere tempo con questi argomenti, come non ha più senso rispondere a chi scrive Isaia 40:22, egli è colui che sta assiso sul globo della terra, perché basta semplicemente scorrere su indice alfabetico alla voce globo Isaia 40:22 e capire quanto hanno manipolato le traduzioni del vostro libro sacro scritto, inventato e manipolato dagli uomini, si chiama Bibbia, ed è il libro escogitato solo per mantenere il vostro credo e la vostra fede. La fede è l'accettazione passiva di un sapere che non si conosce. La parola globo si trova solo sulla nuova Diodati, perché sulla CEI si legge «Egli siede sopra la volta del mondo». La volta è la cupola. Sulla riveduta, come sulla nuova riveduta, si legge «Egli è assiso sulla volta della terra». Volta uguale cupola. I testimoni di Geova scrivono «C'è qualcuno che dimora sul circolo della terra» e sulla nota si legge «sfera». C'è una bella differenza fra circolo e sfera, o no? Avete la possibilità di approfondire tutte le manipolazioni che hanno fatto i traduttori delle Bibbie se cercate le voci «versetti» e prendere visione di come hanno tradotto la parola «chug», si pronuncia «hug», che non significa assolutamente sfera, ma cerchio. Finisco con l'ultimo commento di cui mi sono liberato. A parte che esistano dipinti, ad esempio quello della resurrezione del Cristo con le nuvole di Piero della Francesca, che ho visto, dove i fanatici affermano che si tratta di dischi volanti, ma sulla Bibbia non si parla di dischi volanti durante la resurrezione del Cristo. Il fatto che esistano disegni o raffigurazioni di oggetti volanti nei Veda o altri manufatti in giro per il mondo non significa che si tratta di alieni. Tutti gli scienziati affermano che prima della nostra civiltà esistevano civiltà più avanzate. Non vi fa pensare che si tratti di uomini che erano in grado di volare prima dei fratelli Wright? I reset si ripetono, se ancora non avete capito, e ci stiamo avvicinando sempre più a questo evento. Negli oltre 3.000 video sono stati spiegati, ad esempio attraverso la playlist Brian Austin Lambert 33, con l'evento del cambio elettromagnetico EMP-COE e sotto la voce Extrapedia, dove hanno azzardato quanti giorni mancano all'evento che vedete scorrere in tempo reale sotto la voce Extrapedia. Magari ci sarà qualche errore, perché sono del pensiero che nessuno sa mai esattamente cosa e quando può accadere, ma i reset si sono ripetuti e lo si evince all'inizio della fantastica playlist Storia perduta della Terra piana, specialmente quando la consapevolezza degli esseri umani prende coscienza di vivere in un mondo architettato da entità antiumane. Buon weekend e staccate la spina, perché io l'ho già fatto, mi limito solo a pubblicare video come questo per gli ultimi arrivati. Un abbraccio. Dino.